Buongiorno, siamo Interferenza in Radio, qua a Bolzano, in Radio Tandem. E qui in studio abbiamo Massimo, Klaus, Stefania, Giusy, Sara e Verena e io, Volcan. Hola! E... Ciao! Ciao! No, prima mi hanno chiesto... Io volevo solo chiedere quale puntata è il numero, per, perché so io è la terza di quest'anno, no? E oggi abbiamo il 31 ottobre 2018 e abbiamo Halloween. Bravissimo, grazie Wolfgang, benvenuti a tutti i nostri radioascoltatori. Eccoci qui, come hai detto, la terza è Halloween. Halloween, quindi non so, ci saranno ste zucche, ste cose in giro, ste feste, ma voi la sentite un po' sta festa di Halloween? O è un'americanata un po'? È un'americanata. Noi siamo sul classico, no? Torghelen, non Halloween. Sì. Ecco, benvenuti a tutti, grazie della presentazione, Wolfgang, sei stato fantastico. Siamo qui di nuovo per la nostra trasmissione. Oggi siamo tanti, c'è anche Stefania, c'è Stefania, non ha il microfono, però fatti sentire. No, io il microfono ce l'ho perché mi hanno... Okay. No, non mi serve la cuffia, Giusy, grazie, sei gentile. Solo che appunto questi microfoni mi hanno spiegato che prendono in maniera molto larga, qui non è che serve per forza averlo vicino. Comunque, infatti ci sono e ero proprio affascinata. Oh, Wolfgang, secondo tuo anno di interferenza in radio, giusto? No, è il terzo? Sì. Tu, tu canti anche in Deutsche Sprache? Ja, oh. Ja. Ja, wir kennen nicht so viel, aber Wolfgang schon, ja, danke. Ok, eccoci qui. Allora, noi abbiamo la nostra programmazione con musica, rubrica e anche una piccola poesia che ci leggerà poi Klaus. Sì, Klaus, dimmi. Ci provo almeno. Ma certo, siamo qui tutti per provarci, assolutamente. Poi abbiamo, noi di solito facciamo le interviste telefoniche con l'ospite, questa volta l'ospite non ha potuto venire neanche anche telefonicamente, e abbiamo delle letture, leggeremo una lettura e poi eventualmente la commenteremo. Vi auguriamo un buon ascolto e intanto mettiamo su un po' di musica. A dopo. Poesia. Parole. Riflessioni. Bisogna lottare stando sempre attenti al presente, a chi si incontra e poi si frequenta. Ogni incontro ci può dare e portare cambiamenti. Il tempo dà delle risposte, i pensieri prendono più forma con la consapevolezza. C'è del buio in me e devo liberarmene. Credo che un giorno ci riuscirò. Tutto può più facile a dirlo che a farlo, ma arriverà quel giorno. Allora, come voi avete appena detto, noi qui a Interferenze in Radio, dagli studi di Bolzano, di Radio Tandem, oggi il nostro ospite ha tirato bidone opaco, bidon, come si bidon, può dire? Bidon. Cosa sarà? Il 2 di picchi ha tirato. Però noi abbiamo sempre queste le storie di recovery, che mi veniva chiesto appunto cos'è recovery. Sono storie di guarigione, o meglio di ripresa, perché si è visto che il racconto diretto di qualcuno che l'esperienza l'ha passata, l'ha vissuta, di una vulnerabilità, di un disagio mentale, è bello ascoltarle anche per infondere la speranza. Tante volte noi qui a Interferenza Radio abbiamo proprio parlato del valore della speranza, del desiderio di non perdere mai la forza e di crederci che qualcosa può cambiare. Infatti la poesia che ha letto Klaus un po' ne diceva anche questo. Quindi quello che noi andremo a fare, e saranno due, sarà appunto Verena e Sara che la leggeranno insieme, questa storia di recovery, è una storia di una persona che ha trascorso un periodo difficile e ci racconta un attimino che cosa ha facilitato e cosa ha ostacolato il suo percorso di ripresa. Poi tu, Massimo, riesci meglio a spiegare come, da dove sono tratti questi racconti? Sì, questi racconti qua praticamente escono da un gruppo di lavoro che si chiama proprio Assaggi di Recovery,
che è un gruppo che ormai saranno 2 anni, ormai che è partito da un paio d'anni, nel nostro centro. Quindi le persone che poi frequentano questo gruppo qua... Max, ci devi dire in qual è il vostro centro? Il nostro centro è il centro di riabilitazione di psichiatrico Bolzano Gries in via Fagro 44C. Grazie. Ecco, prego, grazie. No, perché effettivamente bisogna puntualizzare. Prego? Ma c'eravamo noi un po' come spaventapasseri, diciamo così. Ecco, no, appunto, quindi tanto elogio alle persone che comunque poi lavorano in questo gruppo e hanno anche la forza di mettere le loro emozioni, le loro sensazioni, anche i loro dolori scritti, perché poi è anche un po' un'autocura quasi poter scrivere e avere il coraggio poi di divulgare queste cose qua. E noi abbiamo l'onore di poterle leggere oggi qui in trasmissione con i nostri assi nelle maniche, che si chiamano Verena, si chiamano Wolfgang, Sara, Giusy e Klaus. Ecco qui i nostri assi nelle maniche. Quindi io direi che siamo proprio pronti, leggeremo questo brano qua a 2 voci e poi eventualmente metteremo un po' di musica, poi magari lo commentiamo anche. Buon ascolto. La forza di riprendersi. La mia esperienza di malattia psichica è iniziata intorno ai 20 anni. Mi sono accorta di non stare bene perché durante la preparazione all'esame di maturità mi è preso uno stato di stanchezza generale che riguardava sia il fisico che la mente. Mi riusciva difficile sia studiare con profitto che divertirmi con gli amici. Quell'anno infatti fui bocciata, ma dopo pochi mesi mi ripresi. Qualche anno dopo riconobbi che stava capitando la stessa cosa, ma stavolta i miei mi portarono da uno psichiatra che fece diagnosi di depressione e mi diede dei farmaci. Anche quel periodo lentamente passò e riuscii a lavorare, a farmi una famiglia e a vivere abbastanza serena. La diagnosi completa venne fatta più tardi, dopo un episodio ipomaniacale ed è quella di disturbo bipolare. Nel mio caso, le fasi depressive della malattia sono lunghe e debilitanti, intaccano la lucidità mentale fino a provocare apatia, disturbi cognitivi e fatica a pensare. Intorno al 2004, inoltre, mi sono dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico al cervello, dopo il quale mi è sembrato che i deficit di concentrazione e memoria lentamente peggiorassero. Il fatto che attualmente scarsa lucidità e memoria persistano mi fa pensare che la causa sia l'esito dell'intervento fatto e che non sia migliorabile, e la cosa mi rattrista e preoccupa. Per togliermi questo dubbio ho già prenotato una visita neurologica. Riguardo alla depressione, penso che non esista il farmaco che dà la felicità, e parlo così perché io, anche assumendo la terapia, mi tengo solamente a galla. La persona è fatta anche di mente e di anima, e la mia ha bisogno di ricominciare a credere in me stessa e nelle sue capacità, e la psicoterapia fornisce un valido aiuto in questo. Ho capito che è importante per me fare le cose con tanto impegno e amore, non guardando tanto al risultato, ma quanto al fatto che ho agito dando il meglio di me stessa, accontentandomi anche se i risultati non sono i migliori. Un'altra cosa che mi fa bene è cercare di fare pensieri positivi e ottimistici, perché dai pensieri che faccio dipendono le mie emozioni e, come a tutti, a me piace stare bene. Attualmente ho appena fatto la visita collegiale per l'inabilità e se la risposta è inabile allora andrò in prepensionamento. Se invece è abile al lavoro proficuo continuerò a lavorare chiedendo, se possibile, uno spostamento di servizio e altre mansioni, dato che ad una precedente visita già ero stata demansionata rispetto alla mia attività di dietista e non mi erano più stati dati altri incarichi di responsabilità.
Fatica a pensare, stanchezza e sonnolenza mi accompagnano sempre, ma cercare di rimanere attiva mi aiuta. Quindi proseguo la mia vita sperando che prima o poi la situazione si sblocchi miracolosamente. Io più di questo non so che fare. Ho deciso di chiedere ad un neurologo di valutare la mia situazione e gli domanderò per togliermi ogni dubbio se è possibile che i disturbi di memoria e la sonnolenza siano dovuti agli estiti dell'operazione chirurgica. Spero tanto che non sia così, perché in tal caso sarebbero sintomi dovuti a depressione su cui lavorando intensamente si avrebbe un miglioramento. Ho iniziato a frequentare settimanalmente degli incontri di neurobica, che sono incontri in cui una psicologa può fare esercizi mentali per tenere in forma le funzioni del cervello. Confido anche in questo aiuto, oltre che nelle mie forze per riprendermi al più presto. Ok, grazie. Intanto mettiamo su un po' di musica e poi magari commentiamo un po'. Eccoci qui dopo in diretta, Interferenze in Radio, Radio Tandem. Ecco, oggi abbiamo avuto modo di sentire le nostre lettrici professioniste leggerci questo brano. Un brano profondo, un brano comunque che fa sentire la sofferenza. Fa sentire la sofferenza, fa sentire quello che è stato un po' l'esperienza personale di una persona che ha provato sulla propria pelle. Che cosa vuol dire non riuscire più a lavorare? Avere poi dei problemi anche fisici, organici, diciamo, ha dovuto stanchezza, ha dovuto poi addirittura fare un intervento chirurgico. Ci sono delle cose in questa lettura qua che vi sentite vicini un po' a questa persona? Ci sono delle situazioni in cui puoi dire, beh, effettivamente anche dal mio punto di vista può essere vicina a questa lettura. Ad esempio tu, Wolfgang, ti senti... Cioè, hai compreso la difficoltà di questa persona? Sì. Praticamente una vita vissuta con tormenti, di ansie, è un po' la mia vita anche, no? Sì. Poi anche il lavoro, perso il lavoro, malattia, praticamente un piccolo burnout per sì. qualche anno, no? E poi ritornare a lavorare, anche se in lavori protetti, però lavorare certo. è sempre lavoro. Certo, certo. Cioè, praticamente è una vita vissuta molto difficile. Però sì, grazie. In questo brano però comunque viene fuori anche quello che è un po' il messaggio universale ed è anche forse un po' il lavoro che queste persone vogliono fare e vogliono dare, che è un messaggio di speranza. Cioè sotto sotto comunque anche il percorso di recovery, i percorsi di vivere la malattia e in qualche maniera trarne anche consapevolezza e riuscire con le proprie risorse a dire ok, questa malattia è stata un mio percorso, magari lo è anche tuttora, però con un po' di consapevolezza, con un percorso psicoterapico, con un percorso di aiuto, arrivare un po' a capire che cos'è questa malattia e in qualche maniera saperla un po' gestire. Saperla un po' gestire e in qualche maniera utilizzarne poi, no? Ma io non direi solo di gestirla, ma anche di conviverla. Esatto, bravissimo, bella parola, la conviverla. Hai scelto una parola perfetta, perché credo che sia proprio anche uno degli obiettivi principali riuscire in qualche maniera a dire ok, questa è la mia patologia, questo è quello che mi hanno diagnosticato, mi stanno aiutando, devo starci con lei, cioè lei deve stare con me, io devo stare con lei, è una sorta di mettiamoci d'accordo, un compromesso, no? Devo prendere i farmaci? Vabbè, pigliamo sti farmaci, che ogni tanto dici che tu palle sti farmaci. Esatto, un po' sì. Allora io, ok, mi avvicino un po' a te, ma anche tu, malattia, cerca di lasciami un po' in pace e fammi fare quello che effettivamente voglio fare. Vivere. Vivere, andare avanti e ritornare. La forza di riprendersi. Ecco, brava, il titolo, la forza di riprendersi. Mm-hmm. Ce ne vuole tanta, che dite voi? Sì, ce ne vuole tanta. Sì. E da dove si trova sta forza? Non si può mai perdere la speranza, no? Se si sta male si deve sempre pensare ma forse sto anche meglio poi. Brava. Come l'ho avuto io sì. era così, stavo male ma non sì. ho
Brava. Poi che sono ripresa e adesso sto bene. Brava, brava. Sì. Quindi questa, questa forza... Sì, prego, Giusy. Sì, secondo me bisogna sempre combattere. Ci sono giorni magari che in cui... Cioè, uno magari un pochettino si lascia andare, però... Quello che è importante è che bisogna combattere, lottare. Combattere e lottare, gran faticoso, però sì, trovare questa forza esatto. con tanti aiuti, esatto. Con tanti aiuti, però poi la forza uno la trova. Klaus, che dici? Per esempio può essere la famiglia, potrebbe dare mi ha dato un gran sostegno, insomma, sì. No? Poi per chi c'era la fede, e quello anche a me ha dato molto, insomma. Sì, sì. Quindi anche importanti i valori in cui uno crede, la famiglia sicuramente, supporto, sì, che è molto importante. Quando fortunatamente è presente, non sempre è possibile, però la famiglia è una risorsa, sicuramente è una risorsa. Quindi da protezione, da sicurezza, da anche quella spinta, e poi sono le persone più vicine, no, a tutti noi, diciamo, quelli che ci conoscono anche meglio, no? Sì, per esempio io sono vissuta in una famiglia di contadini, no? E mio padre da una vita che ha sempre lavorato duro e mi dicevano che, insomma, bisogna sempre fare per combattere questi tipi di malattie, sì. Bisogna fare. Sì. Hai detto infatti, benissimo. E infatti io sono sempre stata una persona, anche perché poi adesso è da un po' di anni sono tornata a vivere da sola. Bisogna fare. Sì. Proprio alzarsi al mattino, lavorare, fai questo, fai quello, sì. Prepari, fai, dici, cioè non stare con le mani in mano. Sì. Ecco. Sì. No, no, sono assolutamente tutte cose importantissime che state dicendo. Anche dalla mia esperienza lavorativa ho visto che ci sono persone che fanno un po' fatica dopo magari alcuni anni a vedere un po' di luce, a dire ok, questa forza io cerco di metterla ma non ce la faccio, non ce la faccio. Cos'è che si può fare per dare una spinta in più? A parte un calcio nel sedere, magari ogni tanto dire dai, muoviti così, però questa spinta effettivamente uno deve trovarsela dentro di sé, deve trovarsela dentro di sé. Sì. Quindi con l'aiuto delle persone, della famiglia, però a un certo punto uno deve veramente anche in qualche maniera dire io posso cambiare, ce la posso fare, quindi no, sì, posso andare avanti. Sì, uno deve trovare il suo posto nella società di nuovo, no? Sì. Non starsene troppo fuori, sì. Da tutto. No? Sì, quindi l'isolamento, questo stare proprio fuori. Anche la nostra radio. Da un punto di vista, Interferenze in Radio, bella, divertente, così. Intanto siamo tutti qui che ne parliamo. Che abbiamo, sì, guerrieri, ma che abbiamo un ruolo, che avete un ruolo in qualche maniera di portavoce, di informatori, di persone che fanno il fare, come diceva Giusy, il fare, il saper fare, quindi il fare insieme. Noi stiamo facendo qualcosa insieme, ma che non ha solo lo scopo di mettere su musica e parlare a un microfono, cioè quello che stiamo dicendo e di cosa si sta parlando, da persone dirette che poi possono aver vissuto esperienze anche simili a queste. Questo è un valore enorme. È un valore enorme per voi che lo state facendo e per le persone che ci stanno ascoltando. Sì. Informazione. Sì, informazione e anche sentire. Ah sì, loro? Ah, è vero, loro l'hanno fatto, ci sono passati, però sono lì. Cioè, noi diamo speranza anche. Sì. Diamo un po' di speranza, diamo anche un minimo di possibilità di vedere anche che c'è qualcos'altro, oltre quel muro, oltre quel buio, no? Con l'aiuto di tutte le possibilità che ci sono. Questa persona della lettura si è appoggiata comunque alla possibilità di dire il mio obiettivo, allora... Uno deve avere un obiettivo. Ognuno di noi ha un obiettivo, credo, nella vita, no? Che sia il lavoro, che sia lo stare con la famiglia, che sia in qualche maniera voglio cambiare la mia vita per andare a lavorare, per stare bene, ma anche per non andare a lavorare. Uno può avere i suoi pochi soldini, stare bene così e fare una vita tranquilla. Quindi però l'obiettivo è quello. Ognuno ce l'ha il suo piccolo obiettivo, no? Per cui è importante questo messaggio che si dà, no? Sì, sì, è vero.
E volevo solo aggiungere a questo che anche la consapevolezza di star male è già un primo passo, no? Sì. Accettarsi, no? Così come si è, insomma, no? Sì. E poi pian piano con il supporto, insomma, che uno ha, sia forse al centro di salute mentale o certo, qualche altra parte, poi si può andare avanti. Certo. Secondo me la consapevolezza anche mi ha aiutato, insomma. Cosa può aiutare a capire questa consapevolezza di cosa parliamo? Questa consapevolezza di dire, ok, mi sono reso conto, io so che soffro di questo tipo di malattia. Questa consapevolezza, cosa può far nascere questa consapevolezza? Voi lo sapete meglio di me, magari. Ma secondo me è sentirsi un po' gratificati dalla vita, no? Sì. Cioè, come hai detto prima, cercare un obiettivo, sì, se ne fai piccoli, sì, e riesci ad affrontare quelli, sì, è già un passo verso quello grande. Sì, no? Bravissimo, bravissimo. Quindi ho raggiunto quell'obiettivo, ce l'ho fatta? Yeah, yes we can. Ce la posso fare? Ce l'ho fatta. Quindi hai quella risposta di dire, oh, quello l'ho fatto, sono capace, sono bravo. Quindi è il percorso che si fa. Perfetto, grazie. Direi che siamo stati perfetti fino adesso, bravissimi, siete eccezionali. Sentiamo su un po' di musica. Volentieri. Ci sentiamo dopo, ascoltavatevi questo brano che è... Butterfly di Crazy Town. Perfetto. Come on, dance for me. Ok, grazie. Okay. Allora, hanno parlato, la cosa già mi piace, che ci sia questo scambio di opinioni, questo scambio di cose. Giusy, avevi ancora una rorimine da aggiungere te rispetto alla tua esperienza che stavi raccontando? C'era un qualcosa che mi avevi detto fuori onda? Ma no, diciamo che allora ho fatto per la seconda volta il tiramisù. Cioè, praticamente io non ho mai fatto dolci in vita mia, sì, no? E allora, siccome mia sorella è bravissima, e ho chiesto delle direttive, no? Sì. E la scorsa volta, la prima volta, non mi è venuto un granché, insomma, non si è montato l'albume dell'uovo, insomma, gli è caduto un po' di tuorlo e non si è montata, è rimasto comunque, lì seduto. Comunque se lo sono mangiati lo stesso. Vabbè, allora, insomma, vuol dire che era mangiabile. Vabbè, era mangiabile. Invece questa volta l'ho fatto. Ti è venuto da Dio. Mi è venuto da Dio, alla seconda volta già. Bravissima. Siccome avevo già promesso ai miei amici che giorno 16 è il mio compleanno, no? Mm. E allora gli avevo promesso che le facevo il tiramisù, però senza averlo mai fatto. E allora ho dovuto mettermi alla prova. Eh beh, hai fatto bene. Ti dico la mia esperienza. Io ho fatto un po' di anni fa il mio primo tiramisù. Leggi, fai, perché adesso c'è ricette internet, cose, fai, compra gli ingredienti, faccio sto tiramisù, ma io lo faccio, seguo tutto, era anche venuto benino, lo assaggio, una schifezza, sai cosa avevo fatto? Ho messo il sale al posto del no, ho comprato il mascarpone con il gongorzola. Ah, oh, una cosa orribile, era una roba immangiabile, guarda, una cosa bruttissima. No, l'hai messo nel panino. Ma è quasi, sì, no, però guarda, non lo consiglio a nessuno, è un'esperienza proprio tragica. Ecco, e allora, è andata meglio a te. Mia sorella è una cuoca, è una pasticcera bravissima. Ah, che fantastico. Allora ho seguito semplicemente le sue... Ecco, senza guardare ricette, solo con che me l'ha detto e via. Certo, certo, piccolo obiettivo, track, te voglio fare il tiramisù, ok, piccolo ci sono riuscita, che per il mio compleanno deve essere perfetto, perché adesso ho fatto una prova, certo, di nuovo. Certo. Adesso insomma, certo, poi ci saranno gli invitati, chiaramente. Se poi in avanza anche un po', certo, noi siamo certo qua. Non allora è che... la prossima volta ne faccio uno per tutto. Ma bellissima questa cosa. Quindi ascoltate, radioascoltatori, mi raccomando, la Giusy disse questa cosa, lo porterò in radio. Quindi, però sì? Dovete aspettare. Perché no, ma noi siamo pazienti, proprio tranquilli. Allora, grazie per questo intermezzo più leggero. Niente, volevamo un po' concludere effettivamente quello che è stato un po' il nostro percorso qui di questa lettura, di questa persona e poi di tutte le vostre opinioni effettivamente che sono state molto molto importanti e molto sentite. La cosa che mi premeva effettivamente anche dalla lettura che abbiamo fatto
è questa parola qua, fare qualcosa, cioè trovarsi sempre una possibilità, un aiuto, ma comunque fare qualcosa. Cioè anche il fatto di non, come dicevi tu Wolfgang, allontanarsi, ritirarsi. Questo ritirarsi fa male perché uno effettivamente vede che non ce la fa, si ritira. La forza è prova a far qualcosa, anche il tiramisù, ma ad esempio, però qualsiasi cosa che possa dire mi tengo, anche ad esempio nel nostro centro, il centro di riabilitazione di Via Fago, questo fare, questo avere sempre questa tutte queste attività che possono in qualche maniera tenerti in movimento, tenere in movimento sia il fisico ma anche la nostra mente, no? Quindi stare insieme. Ma qualsiasi cosa. Qualsiasi. Basta impegnarsi. Per esempio, sì. Io abito da sola, allora lavoro, la casa e devo pulire, devo. Insomma, c'è da cucinare, lavare i piatti. Certo. E, insomma, sbrigare faccende fuori casa. Sì, no, ma anche le persone che hanno avuto e hanno bisogno di una struttura per poter fare queste cose, fanno anche queste cose, sì. Partono proprio dall'ABC per poter poi essere pronti, quindi essere pronti per poter riaffrontare di nuovo quello che è una vita fuori, quello che è una vita comunque vita vera, vita reale, no? Chiaramente ci vuole forza e ci vuole tanta determinazione. Però effettivamente questi messaggi qua sono importanti, e mi sento di dire, e vi ringrazio ancora per le vostre comunque testimonianze, che sono molto importanti. Io direi che adesso per la nostra intervistina a tutti voi possiamo anche concludere qui. Abbiamo ancora un bel po' di buona musica da mettere, però devo dire che la Stefania comunque non la si vede, ma a un certo punto lei spunta fuori e arriva e sicuramente ha qualcosa da dire, perché la Stefania che non dice nulla, no. Quello no. Assolutamente niente, siamo comunque verso in conclusione, però un brano di musica ci sta ancora, giusto? Esatto, sì. Adesso ci ascoltiamo Nobody's Listening di Linkin Park. Merzau. Okay. Ok, buona musica. Chi è che mette su questo? Chi è che ci prepara le musiche, Klaus? Allora, da quel che mi ricordo dovrebbe essere Ralf. Ralf ci ha aiutato qua. Ralf, quindi un nostro collaboratore. Ralf, salutiamo che è a Tokyo. Ciao, è a Tokyo? Non ci credo. Ma fantastico! Ma bellissimo. Allora, wow. Noi siamo in tanti, parliamo tutti un po' lontani dai microfoni. Comunque, sì, Ralf, ringraziamo che ci prepara la musica. E io invece ne approfitto al volo per ringraziare tutti quelli di Radio Tandem, chi trasmette Radio Tandem, perché ho trovato il mio foulard. Grazie a voi. Oh, 4 settimane è rimasto il foulard incustodito ed è ancora lì. Bellissimo. Non gli piaceva. Probabilmente non gli piaceva. È bellissimo. Bene, allora, un po' di numeri di telefono, Max, ce li dai tu? Non sì. Li abbiamo preparati? Se li trovo. No, appunto, numeri di telefono voi ormai li stiamo dando da sempre, ormai sapete che comunque il canale internet e tutto, azienda sanitaria, trovate tutto su internet, però noi siamo qui, effettivamente possiamo anche dirlo. Innanzitutto la prossima volta, siccome abbiamo un po' di difficoltà effettivamente a reperire un po' di interviste, oggi devo dire ce la siamo cavata egregiamente con questi poker di assi nelle maniche che abbiamo qui, ce la siamo cavata benissimo, quindi anche per la prossima volta vi lasciamo aperta la possibilità di ascoltarci e trovare qualcosa che potrebbe essere interessante per voi. Numeri telefonici interferenze.bz@sabes.it, quindi questo penso forse potrebbe essere l'indirizzo più utile per farci sentire, per farvi sentire a noi, quindi scrivete in qualche maniera. Poi eventualmente numeri utili, chi ha bisogno, sta male? Ok, sto male, non so dove andare. Il telefono qual è? 0471 43 5146, ambulatorio delle prime visite. Quindi lì vi danno subito il supporto immediato per qualsiasi cosa. Sì, questa è una cosa interessante, perché appunto tante volte quando non si sta bene si va dal medico di base. Ok, sempre andare dal medico di base, che poi sarà lui a darvi un'indicazione specifica. Però insomma, avere la possibilità di chiamare un ambulatorio e poter avere una visita a pochi giorni, a poche ore, insomma, nel momento del bisogno, penso che sia una cosa buona, insomma, che offre la città di Bolzano. Assolutamente, perché altrimenti poi sappiamo
sappiamo che specialmente per alcune visite bisogna aspettare. A me hanno dato un appuntamento per una visita internistica nel 2019 a ottobre. Ce la puoi fare, ce la puoi fare. E comunque poi noi, allora, interviste telefoniche, chiamateci, vi chiamiamo noi, sentiamoci. Il numero è 0471 97 0084, quindi questo è il numero direttamente per qui Radio Tandem, Interferenza in Radio. La prossima volta cercheremo di darlo un po' all'inizio della trasmissione, forse, magari, perché anche fra 4 sì. minuti siamo in conclusione. Call me baby. Call me. Call me. Ecco, no, appunto, quindi teniamo sempre, no? Teniamoci sempre in contatto, questo è il numero, quindi noi grazie Sara, benissimo. Siamo in conclusione, Klaus, grande Klaus. Io ti farò leggere tantissimo le prossime volte, perché leggi da Dio. Non sarei proprio disposto. Beh, non mi rompere le balle, scusa. No, perfetto. Grazie, io direi che possiamo mettere su un ultimo branello. Sì, cosa dici Stefania? Stefania che adesso non ci si vede, ci sei un po' più spostata, però ci vediamo sempre qui, importante. Sì. Comunque volevo dire, allora, la rubrica del tempo libero, non so se è saltata, se si farà ancora. Sì. L'unica cosa, appunto, siamo in periodo bellissimo, i colori, se la pioggia non arriva, perché avevamo bisogno di pioggia, però è vero che ne è arrivata parecchia. Comunque i colori dell'autunno sono meravigliosi, quindi io direi che a nome di tutto il team vi invitiamo a fare delle belle passeggiate. Belle passeggiate? Noi abbiamo già organizzato anche un Torghelen per il 18, comunque, con i ragazzi dentro. Quindi, comunque, belle passeggiate, una bella mangiatina anche, non ci sta male. Comunque, sì, è fantastico. L'autunno è bellissimo. L'autunno sempre un po' difficile, si va giù un po' così, ma è talmente bello che forza, colore, forza. Yes, yes, yes. Sì, sì, vero? Vero? Sì, sì, fantastico. Anche gli scoiattoli, le volte. Bellini quelli, sì. Ok, carissimi radioascoltatori, spero che siate in tantissimi a sentirci. Sì, provarmi, magari sono anche tanti. Comunque il sito, ragazzi, c'è il sito di Interferenze Radio, andate dentro, ci trovate lì, ci sono una serie di informazioni, ci sono tante cose. E quindi noi cercheremo di riempirlo e farlo un po' più denso di argomenti. Wolfgang, appuntamento la settimana prossima. La dai tu? In Deutsch sprechen. Ja. Also, no, Hermanns, nächste Woche. Okay. Oldo auf Radio Tandem, Interferenzen Radio. Und ich sage ein Gefierti. Ciao. Von mir, von Massimo, von Klaus, von der Susi, von der Stefania, von der Sara und der Verena. Und von mir. Uno, due, tre, quattro. Ciao! Sono quattro, sì. Ok, a posto. Sigla? Sopravvalutata e davanti a tanti sé l'anima si svuota, la normalità è sopravvalutata. Mi sento in coma, cammino per la strada come un automa, calpesto con
le scarpe, l'autostima. So pronto per scoppiare come una mina. Mi perdo con lo sguardo tra le case. Bollette da pagare a fine mese. Vorrei andare lontano quel paese. Staccare queste spine dalle prese. Non so con chi parlare del mio star male. L'amico mio di Nietzsche non è niente. Figurati se vado in ospedale. Sono rimasto solo tra la gente. Ansia, compulsione e depressione. Rivestono con garbo le mie pene. Reagisco da una botta d'euforia. Ma canalizzo male l'energia. Sopravvalutata.